Buongiorno, sono l'avvocato Valeria Graziosi del Codacons e oggi parleremo di consumo alimentare consapevole. Si tratta di un progetto del Codacons in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, volto appunto a sensibilizzare la percezione del consumo che gli italiani hanno, le persone hanno del cibo e degli alimenti. Il progetto è in particolare sullo spreco alimentare e si propone dei percorsi di miglioramento. Ci sono degli interventi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. C'è un piano PIMPAS e la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Vi è poi la FAO, che è appunto un organismo internazionale che si occupa proprio degli alimenti, dell'alimentazione e comunque anche della problematica dello spreco. Vi è il progetto Harvest di KFC, quindi parleremo anche di questa iniziativa, e infine parleremo del food sharing. Possiamo iniziare appunto da una citazione di Richardson che dice: conserva e tratta il cibo come se fosse il tuo corpo, ricordando che nel tempo il cibo sarà il tuo corpo. Quindi, ispirandoci a questa citazione di Richardson, possiamo dare il via a questo seminario sullo spreco alimentare, cercando di evitare che ci sia in futuro. Questo è l'obiettivo. Andando avanti, vediamo che ci sono degli interventi specifici promossi dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Infatti, questo è un intervento, un progetto in collaborazione anche con i ministeri, come diciamo prima. Infatti, ad oggi, come sappiamo, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è Teresa Bellanova, la quale sostiene, riporto una citazione, in Italia sprechiamo ancora 6,5 miliardi di euro di cibo all'anno e non possiamo permetterlo. La lotta agli sprechi è una delle nostre priorità. Quindi Teresa Bellanova, che ha preso l'incarico governativo non da tanto tempo, ha come priorità proprio questa, cioè proprio la lotta allo spreco alimentare. E infatti il tema dello spreco alimentare è un tema di fortissima valenza a livello nazionale. Da tempo il Ministero dell'Ambiente, in particolar modo la Direzione dei Rifiuti e l'Inquinamento, se ne occupa. Sul punto, infatti, si ricorda il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, adottato dal Ministero con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013. E, andando avanti, vediamo appunto qui una bella slide divisa in vari settori, settore agrofrutta, il settore salumi, il settore pane e derivati, latte e derivati. Non può non emergere come l'attenzione degli italiani contro lo spreco alimentare è in aumento, fortunatamente aggiungerei. Il 68% degli italiani infatti dichiara che l'ultimo decennio è stato decisivo per approcciare la gestione del cibo in modo più consapevole, mentre il 24% degli italiani l'attenzione è rimasta inalterata, purtroppo. Determinanti per un italiano su due, i grandi paradossi, la disuguaglianza del mondo, quindi un aspetto etico-sociale. Che significa che questo aumento di percezione del problema dello spreco del cibo è dovuto proprio al fatto che l'italiano si è reso conto che c'è un problema etico-sociale da risolvere, da acquisire in qualche modo, e per questo motivo si è messo all'opera nel tempo per garantire una minore spreco di cibo e alimentare, così come dimostrano gli ultimi dati. Infatti, per quasi 6 italiani su 10, 57%,
ha contato la sensibilizzazione fatta negli ultimi anni attraverso la veicolazione di dati e la sensibilizzazione di campagne informative e iniziative coinvolgenti sul tema spreco, che ha raggiunto oltre un italiano su 5, quindi il 23% degli italiani. Un po' meno sono passati i messaggi della produzione, grande distribuzione, il 14%, dei media, 12%, e le raccomandazioni di singoli personaggi autorevoli, il 5%. Quindi vediamo che quello che ha avuto più successo è stata proprio la sensibilizzazione di campagne informative. Ed ecco, per questo si spiega anche il seminario odierno, che rappresenta appunto una campagna per sensibilizzare gli sprechi, contro gli sprechi. Andando avanti, vediamo che c'è anche il fondatore e presidente di Last Minute Market, Andrea Segre, che sostiene: 6 anni fa un italiano su due dichiarava di gettare cibo quasi ogni giorno. Nel 2019 solo l'1% degli intervistati ha dichiarato di cestinare il cibo quotidianamente. Molto resta da fare, tuttavia, lo spreco del cibo resta saldamente in testa alla nefasta hit degli sprechi per il 74% degli italiani. Seguono lo spreco idrico al 52%, gli sprechi nella mobilità 25%, l'energia elettrica 24% e in generale legati ai propri soldi 16%. Quindi purtroppo vediamo da questi dati presentati dal dottor Segre, fondatore appunto, come si diceva, del Last Minute Market, che in cima alla hit parade degli sprechi c'è ancora quello alimentare. Cioè, gli italiani sono propensi, nonostante ci sia stata questa diminuzione, a sprecare in qualche modo il cibo. Purtroppo, quindi continuiamo, diciamo, nella lotta contro gli sprechi alimentari, anche in virtù e grazie al seminario odierno. A questo proposito, è stato fatto un piano, che è il cosiddetto piano PIMPAS, e è stata istituita la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare. Andando avanti, vediamo che ogni volta che sprechiamo alimenti, sprechiamo anche il terreno, l'acqua, l'energia e gli altri fattori di produzione utilizzati per produrre l'alimento che non consumiamo. Pertanto, ogni diminuzione dello spreco alimentare comporta effettivamente potenziali vantaggi per l'ambiente. Sempre Andrea Segre, fondatore e presidente Last Minute Market, dice: il cibo ha perduto un po' il valore che aveva un tempo. Compriamo più di quello che consumiamo e consumiamo più di quello che ci serve, con un enorme impatto sulla nostra salute e su quella dell'ambiente. Ecco, come non commentare questa frase di Segre, che ha assolutamente ragione nell'osservare che c'è questa propensione a comprare, a fruire delle offerte sugli scaffali, a sovrapprodurre anche, e quindi anche a sovracomprare, a sovraconsumare per tutti quelli che sono i consumatori, i cittadini italiani. Per cui ecco, questo bisogna mirare a prendere atto di questa situazione e cercare di ridurla. In particolar modo perché? Se si acquista un cibo, non, e se, poi se lo si spreca, non lo si consuma, non si spreca soltanto l'alimento in quanto tale, ma si spreca tutto il processo produttivo che c'è dietro e che riguarda la produzione dell'alimento stesso. Quindi, come abbiamo visto, l'acqua in primo piano, l'energia elettrica e gli altri fattori di produzione, ma in particolare l'acqua e l'energia elettrica. Sappiamo essere gli elementi, i beni primari, tra l'altro, che vengono impiegati per la produzione alimentare, e chiaramente questa cosa è assolutamente sfavorevole. Quindi bisogna creare consapevolezza e coscienza da parte degli italiani, dei consumatori, che lo spreco del cibo non è solo spreco di cibo in quanto tale in sé per sé, ma anche spreco di quelli che sono i beni primari alla base per la produzione. L'importante è ricordare la legge del 19 agosto 2016, la numero 166,
disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Questa legge, relativamente nuova, dispone appunto in materia di donazione di prodotti alimentari e farmaceutici. Il 5 febbraio vi è stata la giornata nazionale contro gli sprechi alimentari. Ricordiamolo perché appunto è da poco che è stata indetta questa giornata nazionale contro gli sprechi. Come una ricorrenza, come un evento, quindi è una cosa ottima, un evento ottimo che serve proprio a dare risalto a quelle che sono le iniziative volte ad evitare, comunque ridurre lo spreco alimentare. L'articolo 1 della legge citata, cioè la 166 del 2016, ha posto come finalità la riduzione degli sprechi nella fase di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici attraverso la realizzazione di specifici obiettivi. In primis, favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, destinandoli in via prioritaria all'utilizzo umano. Ovviamente questo è l'obiettivo primario che ci si pone. Favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. Anche questo è ovviamente un fine molto nobile perché oltre appunto porsi il recupero degli alimenti ci si pone anche il recupero dei prodotti farmaceutici che possono essere d'aiuto a chi ha più bisogno di noi e quindi per finalità di solidarietà sociale. Ecco che nel 2016 quindi l'Italia adotta questa legge proprio per favorire questo tipo di attività. Attività che hanno come substrato appunto l'etica sociale degli individui, la presa di posizione, la presa di consapevolezza del fatto che lo spreco va a discapito di determinati soggetti e di tutta quella popolazione appunto meno abbiente che non riesce a permettersi un adeguato sistema di alimentare né ovviamente riesce a curarsi e quindi farsi carico della spesa di medicinali adeguati per fronteggiare la cura di se stessi. La legge del 2016, tra le altre finalità, ha quella di contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti. Contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180,1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, previsto dal medesimo programma, nonché dalla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviata allo smaltimento in discarica. Contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Quindi vediamo che tra gli obiettivi primari di questa legge c'è proprio quella di sensibilizzare e informare le giovani generazioni riguardo alla possibilità che c'è dello spreco alimentare, quindi di evitare questo fenomeno e sensibilizzare appunto le persone a ridurre questi sprechi, in particolare in giovane età, in modo tale che se si educa la popolazione sin da subito a questo tipo di atteggiamento, è chiaro che si investe per il futuro e quindi si cercherà di avere un minore impatto per quanto riguarda lo spreco alimentare in seguito. Andando avanti, in particolare, l'articolo 3 della legge 166 del 2016 regolamenta la cessione gratuita delle eccedenze alimentari con la finalità di solidarietà, stabilendo che le eccedenze possono essere cedute a titolo gratuito per consumo umano o il sostegno di animali e colture, che in caso di beni destinati al consumo umano è data priorità ai soggetti indigenti.
Quindi che cosa vediamo? Che oltre agli obiettivi della legge c'è anche quella di ovviamente favorire quelle che sono le eccedenze alimentari e la donazione delle stesse a chi in particolare, alle persone che sono indigenti, quindi la legge favorisce queste donazioni alle persone che non ha, che hanno maggiormente bisognose e quindi dunque all'uso umano. E diversamente, se non si faccia uso in primis da parte dell'uomo di queste eccedenze alimentari, le eccedenze alimentari vengono destinate al sostentamento degli animali e delle colture. Chiaramente l'articolo, infatti, come vediamo, l'articolo 3 disciplina nel dettaglio e dice: gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare in forma gratuita le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore delle persone indigenti. L'ultimo comma invece dice che le eccedenze alimentari possono essere cedute per il sostegno vitale anche di animali e anche infine per il compostaggio. Quindi vediamo in primis abbiamo abbiamo l'uso umano, in secondis abbiamo gli animali e in terzo luogo infine abbiamo il compostaggio, quindi diciamo una finalità ambientale, anche qui c'è il tema del riciclo, del riuso e quant'altro. Andando avanti alla slide 16, commenteremo anche l'articolo 4 di questa legge, perché possono essere oggetto di cessione a titolo gratuito, nonché trasformati, sensi articolo 4, anche beni oltre il termine minimo di conservazione, nonché i prodotti della panificazione e i derivati degli impasti della farina invenduti. L'articolo 4, infatti, nello specifico dice che le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale degli animali. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi anche della grande distribuzione, possono essere dunque anche queste cedute. Andando avanti alla slide 17, vediamo che per incrementare la donazione di beni alimentari, aiutando i meno abbienti ed evitando gli sprechi, la legge prevede anche alcuni incentivi per coloro che cedono a titolo gratuito le eccedenze. Quindi ecco anche un risparmio per coloro che effettuano questo tipo di attività di donazione. L'articolo 17, infatti, della legge prevede l'introduzione della possibilità di riduzione della tariffa sui rifiuti e dice: alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti, alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità debitamente certificata dei beni e dei prodotti che vengono donati, che sono quindi oggetto di donazione. Dunque, assolutamente un ottimo incentivo quello della riduzione della tariffa dei rifiuti per i soggetti donanti, perché ovviamente un comportamento virtuoso va in qualche modo riconosciuto e premiato e agevolato. Andando avanti, vediamo che il rapporto annuale redatto dal Waste Watcher e presentato al Ministero della Salute per la prima volta nel 2020, lo spreco alimentare è in calo. Quindi diciamo che l'attività di sensibilizzazione alla legge del 2016 in qualche modo hanno fatto il loro corso. Ciò a significare come diverse campagne di sensibilizzazione e conoscenza sull'argomento hanno avuto e continuano ad avere un impatto positivo sul consumatore.
Ad oggi, la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare è l'occasione per sensibilizzare il consumatore. A questa giornata, da quest'anno, se ne affiancherà un'altra, ossia la prima giornata mondiale per la consapevolezza sullo spreco e le perdite alimentari, proclamata alle Nazioni Unite per il 29 settembre 2020. Ecco, quindi ci auguriamo che per quell'occasione siano poste in essere tutte delle azioni volte a sensibilizzare e incentivare questo tema, di cui appunto la cittadinanza prende sempre più consapevolezza, a quanto pare proprio da queste ultime rapporti fatti dal Ministero della Salute, per cui ci auguriamo che anche gli eventi dedicati a questo tema, come quello prossimo del 29 settembre, le Nazioni Unite possano portare a una sensibilizzazione globale sul tema, sul problema, e che quindi questa cosa possa sempre avere una maggior diffusione. Nel 2010 nasce e si sviluppa sul nostro territorio la campagna europea di sensibilizzazione Spreco Zero, promossa da Last Minute Market e realizzata in stretta collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Rapidamente la campagna è diventata un movimento di pensiero, ma anche strumento di lavoro concreto attraverso la dichiarazione congiunta, firmata da Uomini, Scienza, Cultura, insieme a centinaia di cittadini. Così appunto dice Andrea Segre, fondatore e presidente di Last Minute Market, che abbiamo già avuto modo di menzionare prima. Oggi la campagna ha generato la carta Spreco Zero, una carta che è stata sottoscritta da 800 sindaci italiani, tra cui quelli delle grandi metropoli di Roma, Milano, Firenze, Napoli, e Bologna, nonché di tante altre amministrazioni. Quest'anno l'obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare e far conoscere al consumatore il giusto binomio cibo-salute e quindi sulla prevenzione dello spreco come un presidio concreto per la salute dell'ambiente e della persona. Ci ho detto, passiamo adesso invece alla FAO, che cosa è appunto questo organismo internazionale, ne parleremo e vediamo quali sono le principali mansioni. La FAO è la Food and Agriculture Organization of the United Nations, è l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Attualmente può contare sull'impegno di oltre 194 stati ed è operativa in 130 paesi in tutto il mondo. I campi di intervento della FAO sono quindi l'agricoltura e l'alimentazione, nell'ambito dei quali si impegna per aumentare la produttività agricola e la qualità di vita delle popolazioni più svantaggiate. Uno dei compiti principali in cui è impegnata la FAO è appunto il supporto ai paesi in via di sviluppo. Questa organizzazione aiuta tutti quei paesi a sviluppare al meglio, ed introdurre elementi di modernità nell'agricoltura, nella silvicoltura, anche nella pesca, in generale in tutti quei campi in cui appunto c'è un'influenza sull'alimentazione, comunque sono collegati alla produzione di cibo. Allo stesso tempo fornisce tutte le informazioni necessarie per istruire la popolazione in tema alimentare, per garantire gli strumenti necessari per avere una buona alimentazione. La FAO dunque monitora la situazione mondiale in tema di alimentazione e nutrizione e diffonde periodicamente dei report in relazione ai dati che ha raccolto. L'organizzazione dunque collabora alla redazione infatti di quello che è il rapporto annuale sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo, che viene pubblicato dal 1999 e attraverso il quale si fornisce una precisa analisi sull'andamento mondiale in tema di alimentazione e si segnalano i paesi che maggiormente necessitano di supporto. Scenario mondiale in tema di alimentazione umana fornisce un quadro purtroppo negativo dello stato dell'alimentazione del mondo e c'è un grande divario nella popolazione tra chi non ha cibo sufficiente per il proprio sostentamento e invece situazioni in cui c'è un eccesso di cibo e di spreco, conseguentemente di cibo e risorse. Uno scenario ancora più preoccupante se si pensa che un terzo del cibo prodotto sul pianeta viene sprecato, senza neanche arrivare a tavola. Con il cibo che finisce tra i rifiuti si potrebbero sfamare 200 milioni di persone addirittura. Per
Secondo la FAO, l'Organizzazione Nazionale Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, in tutto il mondo vengono prodotte 3,9 miliardi di tonnellate di cibo, di cui 1,3 miliardi di tonnellate sprecate ogni anno, ossia 4 volte la quantità di cibo necessaria a sfamare 795 milioni di persone denutrite nel mondo. Ecco che appunto vediamo che chiaramente c'è un dislivello molto importante tra chi riesce a avere una nutrizione adeguata e chi no. Andando avanti, in Europa si sprecano in media circa 180 kg di cibo pro capite all'anno. Il triste primato dello spreco è rappresentato dall'Olanda, con 579 kg pro capite l'anno, mentre il paese più virtuoso invece risulta essere la Grecia, con 44 kg pro capite l'anno di cibo sprecato. È uno spreco inaccettabile, specialmente se si considera che nel mondo milioni di persone soffrono la fame e che tutto il cibo sprecato basterebbe a sfamare circa 2 miliardi di persone, come abbiamo detto prima. Si precisa che i mercati hanno già diversi anni puntato a economie di scala e volume, rafforzando i modelli specializzati, industrializzati e finanziarizzati che caratterizzano gli attuali sistemi alimentari. Infatti, i beni alimentari rappresentano il settore più importante dell'industria manifatturiera dell'Europa, con una presenza molto importante, di oltre il 90% rispetto agli altri tipi di settori. Quindi ecco che vediamo che in particolare nel sud dell'Europa la presenza di industrie alimentari e comunque la diffusione del cibo è molto presente e preponderante, direi, cosa diversa appunto da quello che accade in altri posti. L'eccessivo consumo di beni alimentari in Europa, peraltro, porta all'emergenza di problemi legati alla salute dei cittadini. Infatti, il 55% della popolazione adulta europea è sovrappeso o obesa, con un coinvolgimento di un bambino ogni 4, dato che aumenta fino a più di un terzo in alcuni paesi. Contrariamente, nei paesi in via di sviluppo, lo spreco alimentare diventa in primis da inadeguate e insufficienti modalità di preparazione e conservazione del cibo, quasi nulla invece il cosiddetto spreco domestico. Quindi vediamo questa differenza che c'è tra i paesi in via di sviluppo e quelli non, e in Europa, che ovviamente non è un paese in via di sviluppo, invece abbiamo che il 55% della popolazione è obesa, è in sovrappeso. Quindi diciamo un importante sovraccarico, concentrazione di cibo, di alimenti in Europa, mentre cosa diversa accade nei paesi in via di sviluppo, dove eventualmente lo spreco viene effettuato diversamente, viene effettuato appunto con la base della catena alimentare, cioè al momento della produzione. Mentre a livello domestico lo spreco è nullo. Andando avanti, quindi secondo la FAO 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vanno sprecate ogni anno, mentre quasi 1 miliardo di persone soffre di denutrizione e altro miliardo soffre la fame. Il consumo eccessivo di cibo produce effetti dannosi per la nostra salute e per l'ambiente. 2 miliardi di persone nel mondo infatti sono sovrappeso o obese. Fenomeni di degradazione dei suoli, inaridamento dei terreni, utilizzo non sostenibile delle acque, eccessivo sfruttamento della pesca e il degrado dell'ambiente marino riducono la capacità delle risorse naturali di provvedere alla produzione alimentare. Il settore alimentare dunque rappresenta il 30% del consumo totale di energia ed è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra. Ecco che ovviamente questi sono dati allarmanti in particolare modo per quanto riguarda queste 2 miliardi di persone del mondo che sono sovrappeso o obese, ma soprattutto è allarmante il dato relativo al 30%, che il fatto che il settore alimentare rappresenta il 30% del consumo totale di energia mondiale e il 22%, rappresenta il 22% delle emissioni del gas serra a livello mondiale. Aggiungo in proposito il fatto che questo 22% delle emissioni di gas serra e anche il 15% di questo 22% è dovuto alla produzione intensiva della carne. Andando avanti, abbiamo che questo grafico ci mostra come le perdite e gli sprechi di cibo avvengono a diversi livelli del percorso di produzione al consumo finale.
La fase produttiva è prima trasformazione, prima abbiamo, poi abbiamo la fase della distribuzione e poi la fase del consumo, che è rappresentata dalla ristorazione o comunque dal consumo domestico. La fase produttiva è la prima trasformazione. Con fase produttiva ci si riferisce a quanto avviene a monte della filiera agroalimentare, ovvero durante la coltivazione o l'allevamento, la raccolta o il trattamento della materia prima. Questa fase, lo spreco maggiore avviene innanzitutto a causa delle scarse competenze nella gestione dei terreni agricoli, della mancanza di infrastrutture elettriche e idriche adeguate, dei problemi di stoccaggio e trasporto delle merci. Di conseguenza, ovvio che nella fase già produttiva si incominciano a perdere cibo, a sprecare cibo, a sprecare risorse, a sprecare acqua, a sprecare energia, come abbiamo visto prima. E quindi è chiaro che anche questa fa la prima fase produttiva è molto importante per quanto riguarda il fenomeno dello spreco, sia alimentare che di tutto il resto, come abbiamo detto. Questo scenario, infatti, descrive principalmente le cause dello spreco dei paesi in via di sviluppo, dove il 40% dello spreco, infatti, avviene nella fase della raccolta, quando la maggior parte dei prodotti resta a marcire nei campi. Il 60% dei prodotti raccolti, una parte viene persa durante l'immagazzinamento, cioè il cibo viene conservato in luoghi non adatti e viene attaccato da roditori o altri animali. Un'altra parte viene sciupata nella fase del trasporto, che spesso avviene su mezzi sgangherati che percorrono strade impraticabili. Superfluo sottolineare come in questi paesi lo spreco domestico sia quello più contenuto, data la scarsa disponibilità di reddito delle famiglie. Dunque, è anche questo un tema di cui tener conto, considerazione, per capire anche dove dover agire per l'informazione, per la sensibilizzazione, anche per gli strumenti che abbiamo a livello internazionale, così come abbiamo visto l'organismo della FAO che è in prima linea impegnata in questa lotta. In questa fase, gli sprechi più consistenti avvengono principalmente durante la trasformazione industriale, dove a causa delle principali pratiche di marketing non appropriate vengono scartati prodotti che esteticamente potrebbero essere peggiori, quindi non incontrare il gradimento dei consumatori. Ovviamente molti di questi prodotti, poiché sono brutti, poiché all'occhio non sono ben rappresentati, potrebbero essere a questo punto scartati e restare nell'invenduto. E ovviamente questo è un grandissimo spreco, perché tutto ciò che non è bello non viene in qualche modo venduto, quindi viene scartato, quindi c'è un enorme spreco alimentare soltanto perché è un prodotto esteticamente bello, oppure no. E di conseguenza bisogna mirare a cercare di arginare questo fenomeno di questo marketing incentrato soltanto sul bello piuttosto che sul buono e comunque sul consumo consapevole di cose di prodotti che effettivamente poi, anche se non perfetti, poi al gusto invece sono assolutamente ottimi. Andando avanti, abbiamo la fase del consumo vero e proprio, che riguarda la ristorazione e il consumo domestico. E in questa fase avvengono gli sprechi più consistenti, principalmente nei paesi ricchi, dove il problema si concentra alla fine della catena del cibo. Tra le principali cause appunto dello spreco troviamo le cattive abitudini di spesa di milioni di persone, l'inosservanza delle indicazioni poste in etichetta sulla corretta modalità di conservazione degli alimenti, le date di scadenza troppo rigide, la tendenza a servire porzioni di cibo troppo abbondanti, le promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario. È chiaro che queste sono delle abitudini, o comunque bisogna porre attenzione a questo tipo di causa. Cioè, queste sono le cause più banali, più l'ABC del consumo alimentare, che ognuno di noi dovrebbe essere consapevole, dovrebbe essere a conoscenza di queste piccole regole per cercare di arginare il fenomeno dello spreco alimentare. Ovvio che le scadenze troppo rigide non sono effettive perché molto spesso si dice preferibilmente consumare entro il e preferibilmente, non significa che il giorno dopo il prodotto non è più buono, anzi, al massimo perde qualche caratteristica, ma il prodotto continua a essere buono anche giorni dopo, talvolta.
Servire porzioni troppo abbondanti ovviamente rischia di fare l'effetto opposto, cioè quello di rifiutare poi il cibo in abbondanza e quello di anche di conseguenza di rischiare che si butti e quindi ulteriore spreco. O addirittura c'è chi pur di non buttare il cibo appunto ne fa un abuso, sempre a danno del proprio corpo, quindi ingerendo calorie in più e quindi tendendo al sovrappeso e all'obesità, che all'obesità abbiamo visto prima essere il 55% della popolazione europea. E inoltre le promozioni spingono i consumatori ad acquistare di più, abbiamo visto, perché davanti a una promozione, davanti a un'offerta, paghi 2, prendi 4, paghi 1, prendi 3, il consumatore è spinto dal marketing, quindi non dalla reale necessità di nutrizione, di bisogno, quindi compra accumulando roba che poi magari deve essere consumata in breve tempo, non ce la fa e quindi poi viene gettata, viene buttata via e andando a ingigantire ancora di più il problema dello spreco alimentare. Per cui, andando avanti, l'Italia, che cosa succede in Italia, nel nostro paese? Qua il focus è ancora più grande, abbiamo 149 kg pro capite l'anno, quindi di consumo e di consumo di spreco. L'Italia infatti si piazza circa a metà strada tra i due esempi citati, complice la crisi economica globale che sembra aver ridotto lo spreco alimentare del 57%, spingendo gli italiani ad approcciare la spesa in modo più razionale ed oculato. L'osservatorio sugli sprechi ha rilevato che tra i prodotti più sprecati a livello domestico in Italia si trovano i prodotti ortofrutticoli. Infatti si sprecano circa il 17% di questi, si spreca circa il 15% dei prodotti di pesce ittici, la pasta e il pane se ne spreca addirittura il 28%, diciamo un dato abbastanza rilevante visto che il pane è sempre stato il simbolo dell'alimentazione, anche dei modi di dire, di conseguenza quindi il dato del 28% è molto alto. Così le uova, solo le uova se ne sprecano il 29% in Italia, la carne il 30%, anche questo è un dato rilevante. La carne, lo spreco di carne che abbiamo visto che essere anche uno spreco molto impattante dal punto di vista ambientale, perché la produzione intensiva o comunque la produzione in generale di carne è responsabile del 15% del CO2 mondiale, quindi di conseguenza sprecare il 30% di carne che acquista significa non solo buttare via del cibo che potrebbe essere utile a altri, ma anche andare a essere corresponsabili di quelle che sono le emissioni a livello mondiale di CO2. Quindi gravissimo. Infine, latte e latticini, anche questi vengono buttati ancora, sono al top della classifica, in quanto avendo magari delle scadenze più ravvicinate, effettivamente vengono sprecati di più, in quanto magari se ne compra in maggior numero, maggior parte, e non si riesce a consumarli, quindi di conseguenza poi vengono buttati via. Andando avanti, ecco, abbiamo appunto una slide che mostra una torta, un grafico in cui c'è ben delineato quelli che sono i chili di alimenti sprecati in un anno dalla famiglia italiana. In termini economici, tra l'altro, il consumo e comunque la perdita, insomma, lo spreco di questi prodotti determinano una perdita di circa 450 euro l'anno a famiglia. Quindi Barilla Center for Food and Nutrition ha dato questo dato, quindi oltre a essere, diciamo, uno spreco di materia prima, che è appunto il prodotto alimentare, oltre a avere un impatto ambientale, poi di fatto è stato dimostrato che ha anche un impatto economico, cioè come buttare 450 euro l'anno così, senza nessun motivo. Quindi di conseguenza questi 450 euro l'anno, comunque voglio dire, potrebbero rappresentare anche uno stipendio part-time mensile di una persona, quindi è molto grave. Ogni anno inoltre finiscono nella spazzatura dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari per un valore di circa 37 miliardi di euro.
Il dato è allarmante, nonostante sia in calo lo spreco alimentare, comunque il dato è allarmante. Per chi 37 miliardi di euro, beh, potremmo fare tante altre cose invece che buttarle nella spazzatura. Fatto di cibo, il nostro bel paese conferma la sua indiscutibile, supremazia, ma questi dati sono purtroppo da affiancare al problema dell'obesità. Infatti, 25 milioni di italiani sono in sovrappeso o obesi. Tra questi, molti sono gli under 18. Ecco, il problema dell'obesità che tanti anni fa non vedeva protagonista l'Italia effettivamente, ma altri paesi come US e quant'altro, adesso invece vede protagonista anche l'Italia. L'Italia, ma non solo gli italiani in generale, proprio i giovani, gli under 18, sarebbero anch'essi molti in sovrappeso ed obesi. Questo è sia, diciamo, frutto di una cattiva alimentazione, ma soprattutto di un consumo alimentare non consapevole, perché magari ci si ciba in maniera veloce, ci si ciba male e quindi si rischia di conseguenza non di cadere in delle situazioni di sovrappeso e di obesità, anche per, diciamo, un'educazione alimentare dei soggetti che è carente alla base. A questo proposito possiamo andare avanti e parlare del progetto Harvest di KFC. KFC è una grandissima catena di fast food a livello mondiale che ha posto in essere questo progetto Harvest, che dall'inglese significa raccolta. Che cosa succede? Che ha come sottotitolo questo progetto Fai la tua parte, non buttare il pollo che avanza. Diciamo che è un'iniziativa encomiabile del KFC che in partnership con il Banco Alimentare ha ideato questo tipo di iniziativa. Quindi, procedendo con il progetto KFC, il colosso del Kentucky Fried Chicken dal 2017 porta avanti in Italia un'iniziativa di recupero e donazione delle eccedenze alimentari attraverso il programma Harvest realizzato in collaborazione col Banco Alimentare. Iniziativa encomiabile, vediamo come si sono organizzati. In 2 anni i ristoranti KFC hanno dotato 25.000 pasti per un totale di 200.000 pezzi di pollo ad organizzazioni che si occupano di persone in difficoltà. Oggi al progetto aderiscono 15 ristoranti in 8 regioni dal Veneto alla Sicilia. L'obiettivo è quello di estendere entro la fine del 2020 il progetto a tutti i 39 locali presenti sul nostro territorio. Bene, i numeri sono molto alti, 200.000 pezzi di pollo, sono tanti, ecco, è assolutamente un ottimo obiettivo, raggiunto, un'ottima iniziativa e speriamo, insomma, che anche gli altri locali presenti sul territorio italiano possano aderire a questa iniziativa di KFC, che va avanti, in maniera vincente. E una lotta, diciamo, allo spreco alimentare abbastanza imponente e sicuramente qualcosa da pubblicizzare. E dicono, in particolare dice l'amministratore delegato KFC di Corrado Cagnola, siamo stati la prima azienda del fast food a realizzare in Italia un progetto di recupero e donazione delle eccedenze alimentari. Un primato che ci impone di mantenere alto il nostro impegno contro lo spreco di cibo, coinvolgendo anche i nostri clienti. Ecco, con l'informazione ai clienti, il coinvolgimento diretto di questi ultimi, sicuramente, si combatte ancora meglio, lo spreco alimentare e questa piaga, alla fine, questo che abbiamo visto essere un fenomeno che, è ancora molto presente oggi.
Il progetto Harvest è un sistema semplice e rigoroso. Il pollo fritto di KFC, che non viene venduto nell'arco della giornata, viene raccolto in appositi sacchetti ad uso alimentare ed etichettato con le informazioni relative a quantità, tipologia del prodotto e data di scadenza. Il pollo così confezionato viene congelato e conservato nelle celle negative all'interno del ristorante, fino al ritiro da parte del banco alimentare, che provvede a trasportarlo in apposite borse termiche e a consegnarlo alla struttura destinata alle donazioni sul territorio. Il pollo viene quindi distribuito ancora congelato e confezionato alle persone assistite dalle organizzazioni caritative, oppure riutilizzato dalle strutture stesse per preparare i pasti nelle loro mense. In conclusione, Harvest è un progetto che Yum! Brands Inc. ha lanciato a livello mondiale già nel 1992, e al quale KFC ha aderito nel 1999, recuperando e donando fino ad ora oltre 70 milioni, 78 milioni di pasti e coinvolgendo oltre 2700 organizzazioni no profit in 20 diversi paesi. Diciamo che è diventata una sorta di multinazionale del recupero del cibo e sprecato, quindi è assolutamente un ottimo messaggio quello per il quale un fast food, perché KFC è una catena di fast food specializzata appunto nel pollo fritto, dia questo messaggio così importante, così diffuso appunto in 20 paesi e ormai presente da circa 30 anni, perché stiamo parlando del 92, nel momento in cui è iniziato questo movimento, e assolutamente encomiabile, assolutamente i risultati sono molto positivi, si sprecano molti meno polli fritti in questo caso, e è assolutamente da replicare, sarebbe da replicare anche per qualche altro tipo di fast food che è della stessa tipologia di KFC. Da alcuni mesi la stessa catena ha presentato un nuovo programma con il quale incentiva i propri clienti a portare a casa il pollo che hanno acquistato e che possono collocare nei bucket, ossia i cosiddetti contenitori nei quali viene servito il pollo fritto, cioè quelli cilindrici come si vede nell'immagine della slide, per poi consumarlo in un secondo momento invece di gettarlo. Quindi è una sorta di takeaway, insomma. Il pollo viene servito lì proprio per far sì che il soggetto che lo consuma o che è in procinto di consumarlo al ristorante lì, o comunque nei locali di KFC, dopo possa portarlo con sé, sia per consumarlo a casa, sia per farne altro uso, non so, il cosiddetto doggy bag, il famoso doggy bag, cioè si dà in pasto all'animale domestico, se l'animale domestico può mangiare un certo tipo di alimenti, ovviamente. Quindi ottima l'iniziativa relativa al packaging di questi polli fritti, per cui bene così. Andando avanti, vediamo che un altro fenomeno contemporaneo è quello del food sharing. Food sharing è un fenomeno che si è sviluppato molto, soprattutto negli ultimi anni, proprio perché è stato incentivato grazie alle cosiddette app degli smartphones, e con l'app dello smartphone è possibile appunto condividere il cibo. Food sharing significa proprio divisione e condivisione del cibo. Quindi, grazie a queste app, che ce ne sono di varie tipologie, è possibile dare evidenza del fatto che c'è del cibo che deve essere consumato in sovrabbondanza e deve essere consumato, e quindi c'è la comunicazione tra parte di colui che produce, di colui che ha questo cibo in sovrabbondanza e coloro che devono in qualche modo ritirarlo per eventuale consumo successivo. Andando avanti. Slide successiva, vediamo che nell'era della tecnologia il food sharing è uno modo smart ed innovativo per ridurre gli sprechi alimentari, chiaramente. Il food sharing è una nuova frontiera della condivisione sviluppata e partita dal portale tedesco foodsharing.de, nato a Colonia nel 2012, con l'intento di offrire in rete il cibo sovrabbondante che altrimenti sarebbe finito nell'immondizia. Quindi questa condivisione parte dalla Germania e
e si propone come un modello economico che parte dai bisogni dei consumatori per far fronte alle sfide della crisi e promuovere forme di consumo basate sul riuso anziché sull'acquisto, sullo scambio e vendita dei beni alimentari. Ecco, food sharing. Nel 2012 nasce appunto in Germania, paese diciamo avanzato, uno tra i più avanzati d'Europa, come si sa, si è inventato questo sito internet per la condivisione del cibo proprio per questo scopo. Il food sharing dunque si è rivelata un'idea semplice, innovativa ed efficace con la quale un semplice clic sul proprio smartphone è possibile condividere e o ritirare tutti quei prodotti vicini alla scadenza. Si potrebbe definire un nuovo modo di intendere la distribuzione di prodotti alimentari, prediligendo il risparmio e la ridistribuzione, favorendo la socializzazione del bene. Ecco, è facile da. È intuitivo quindi il metodo, è facile da usare, è necessario soltanto possedere uno smartphone che ormai insomma è quasi alla portata di tutti e per cui è possibile dare luogo a queste nuove forme di condivisione del cibo e che ha come conseguenza un grande risparmio e addirittura è stato definito come un nuovo metodo di distribuzione del cibo. Nella sua forma più vicina allo sharing, condivisione, si collocano altre piattaforme web contro lo spreco del cibo fondato sullo scambio. Difatti, basta accedere al sito web e iscriversi come donatore, privato, cittadino, associazione, esercizio commerciale, o come beneficiario. Sarà necessario descrivere il cibo disponibile e la sua quantità per poi successivamente entrare in contatto con chi è interessato nella zona. Ecco, quindi queste piattaforme di sharing che esistono sul web sono molto semplici, molto intuitive, molto facili da utilizzare e sono un po' alla portata di tutti. Ci si classifica come donatore, abbiamo visto, e così si può procedere alla messa a disposizione dei prodotti per terzi, eventualmente da prendere e condividere con altri. Ecco che così funzionano l'idea alla base delle varie piattaforme web. Il food sharing in Italia. Adesso, avendo ormai parlato in abbondanza di quello che è il food sharing, la condivisione del cibo e le sue varie forme all'estero e sul web, vediamo qual è la situazione in Italia. E c'è questa slide che è molto carina ed esplicativa e per presentare appunto questo fenomeno e la sua come si è sviluppato nel nostro paese. Per esempio, a Treviso è nata Ratatouille, che per il tramite della geolocalizzazione visualizza una mappa con i frigoriferi più vicini. Per ogni alimento messo in condivisione è possibile quindi indicare la data di scadenza, orari e giorni in cui passare a ritirarlo. A Torino invece è stata creata la Last Minute sotto casa e si rivolge ai negozi di quartiere che a fine giornata possono proporre il cibo rimasto invenduto a prezzi notevolmente più bassi. Questa app, oltre a rappresentare una soluzione contro gli sprechi alimentari, si pone come vetrina per i negozi che in questo modo hanno anche possibilità di farsi conoscere nuovi clienti. È anche un modo per sostenere i piccoli negozi messi in seria crisi dai colossi e dalle catene commerciali. Dunque, queste sono due app, diciamo, locali, Treviso, che hanno preso, diciamo, forma e piede. A Treviso e a Torino, quindi diciamo nel nord Italia. Però ultimamente a queste due app si può aggiungere invece un'altra app molto interessante che si chiama Too Good To Go, che appunto in italiano significa troppo buono per essere buttato via. Quindi è qualcosa che anche questo tipo di food sharing
riguarda il locale di tutta la città, quindi anche questo funziona come geolocalizzazione. E la novità è che questo tipo di app può coinvolgere anche, diciamo, più che dei ristoranti, chi fa pizze al taglio, che ad esempio a Roma ce ne sono tanti. E anche appunto soggetti che non sono propriamente ristoratori, ma diciamo nel campo, che sono vicino alla ristorazione comunque, intesa come tradizionale. Questa app, anche questa appunto, ti geolocalizza e ti indica quali sono i posti che vicino a te, vicino al consumatore, hanno a disposizione il Magic Box, è chiamato, cioè praticamente un pacco che viene composto dall'operatore del ristoratore, del settore, e con quello che appunto ritiene più utile, perché è vicino alla scadenza, o comunque perché il giorno dopo non sarebbe più buono. Per esempio, molti bar danno pizzette, aperitivi, perché il giorno dopo dovrebbero essere buttati, oppure alcuni alberghi danno gli avanzi, diciamo, tra virgolette, dei buffet delle colazioni, che sono molto abbondanti, che però al giorno dopo non possono essere riutilizzate. E quindi in questa app viene anche indicato l'orario di ritiro, e le persone si possono prenotare il proprio Magic Box, perché così si chiama, e composto da, a sorpresa, composto da le varie cose che l'operatore di settore ha a disposizione, da mettere a disposizione, da dare ai propri clienti di questo genere di application. E i prezzi ovviamente sono molto inferiori, e quindi diciamo che è veramente un'iniziativa conveniente. Andando avanti, abbiamo anche qui, sempre in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, è nata l'app Bring the Food, che ha il compito di verificare gli accreditamenti, monitorare le richieste di donazione e autorizzare il recupero e la ridistribuzione di cibo segnalati in rete. Quindi questo invece, diciamo, riguarda più la catena distributiva del cibo a livello associativo, quindi da coloro che lo mettono a disposizione e lo donano, a coloro che lo prendono per poi dopo ridistribuirlo ad associazioni che magari hanno un diretto contatto con persone più indigenti, comunque maggiormente bisognose di un tipo di iniziativa di questo genere. Poi abbiamo la Breading App, cioè l'app che opera esclusivamente nel settore del pane. Questa piattaforma infatti interessa panettieri e negozi che a fine giornata possono segnalare con un semplice SMS la quantità di pane rimasta. Così avviene la ridistribuzione senza sprechi. Grazie alla geolocalizzazione, anche qui è un alert raggiunge le associazioni di volontariato più vicine, che possono prenotare il ritiro e recarsi al negozio. Quindi anche questa, diciamo, la Breading App è una application non rivolta direttamente al consumatore finale, bensì a delle associazioni che poi effettuano a loro volta una ridistribuzione più capillare del pane rimasto invenduto a fine giornata. Poi vi è la Coop Adriatica, che sostiene un sito internet che permette ai cittadini di mettere in rete i prodotti in prossimità della scadenza per condividerli con altri utenti. Questo sito da un lato combatte gli sprechi alimentari, ma dall'altro incentiva a rafforzare i legami di vicinato, di appartenenza alla comunità. Per partecipare, il consumatore deve iscriversi e selezionare l'alimento che si desidera offrire. Quindi anche questa, diciamo, è un'app più rivolta al singolo consumatore piuttosto che agli operatori di settore, come le associazioni che si occupano poi di distribuire a loro volta nell'ambito della comunità. Tutte ovviamente iniziative encomiabili, tutte iniziative che sono in via di crescita e di maggiore sviluppo, sempre maggiori utenti. La app di cui parlavo prima, Too Good To Go, ha 14 milioni di utenti, cioè tanta gente ormai.
Ottimi risultati, quindi ottima lotta allo spreco. Quello che si auspica è che anche tutti i gestori dei ristoranti d'Italia, o comunque la maggior parte, proprio ristoratori in quanto i ristoranti sono i maggiori responsabili dello spreco, dovrebbero adeguarsi a queste disposizioni al fine di ridurre appunto lo spreco all'interno delle proprie attività commerciali. Potrebbero pianificare per esempio al meglio gli ordini di cibo e definire con attenzione il menù dei clienti, evitare che i cibi si deteriorino, controllandone quindi le date di scadenza periodicamente e anche la conservazione. Riutilizzare il cibo avanzato per nuove e gustose ricette potrebbe essere un'altra idea. Permette al cliente di scegliere la mezza porzione e evita anche gli avanzi nei piatti, perché a volte i piatti sono troppo abbondanti, il cliente non è permessa la mezza porzione, invece se fosse permessa si eviterebbero moltissimi sprechi, sia a danno dell'attività commerciale in quanto tale, sia proprio per il consumatore che comunque non riesce magari a finire un piatto di carbonara troppo abbondante, per esempio. Ecco, questo tipo di food sharing, questo fenomeno moderno che abbiamo visto esistere sul web, abbiamo visto esistere tramite application sugli smartphones, dovrebbe ecco, essere sviluppato anche tra i ristoratori per avere diciamo, una migliore efficacia, una migliore pregnanza e affinché appunto la redistribuzione del cibo in più sia equa e sia per tutti. Bene, adesso possiamo passare a quelle che sono le buone pratiche per evitare lo spreco alimentare. Il seminario di oggi, infatti, volge proprio a trarre le conclusioni e dare dei consigli e fare informazione e sensibilizzare le persone appunto a quelle che sono gli sprechi alimentari e quelli che sono poi le eventuali buone pratiche da mettere da porre in essere per evitare lo spreco. Ecco, visto che ce n'è ancora tantissimo, visto che ancora abbiamo visto i numeri sono elevati, nonostante le iniziative a livello internazionale come quella di Food Harvest. Quella appunto della KFC, quella delle application di food sharing, comunque ad oggi il numero di cibo sprecato è elevato, come abbiamo visto prima, per cui le buone pratiche per evitare lo spreco alimentare sono assolutamente necessarie. Per quanto detto, andiamo a parlare quindi quelle che sono le buone pratiche in campo alimentare e antispreco. In primo luogo, è necessario, sembra banale dirlo, ma effettuare una spesa intelligente. Prima di andare al supermercato, infatti, verifichiamo quali sono gli alimenti che effettivamente sono terminati, che siamo soliti avere, consumare, e facciamo una lista. Evitiamo di approfittare di quelle che sono le offerte speciali, perché se noi ci facciamo prendere dall'entusiasmo e acquistiamo prodotti in offerta speciale solo perché sono in offerta speciale, quindi ovviamente attrae la nostra attenzione, come giustamente il marketing pensa alla base di queste offerte speciali, quando fa queste offerte speciali, però senza poi dopo effettivamente avere la possibilità di consumare tutto quello che acquistiamo a causa dell'offerta, è chiaro che non ci servirà tanto, non ci servirà tanto e andrà a finire il cibo che abbiamo comprato in offerta, andrà a finire nella spazzatura, quindi uno spreco assolutamente irrimediabile e imperdonabile. I prodotti cerchiamo di, se compriamo e consumiamo prodotti freschi come pesce, carne, frutta e verdura, ovviamente acquistiamoli in quantità moderata o comunque rispondente a quello che è il consumo di ognuno di noi, perché altrimenti anche questi rischiano di essere buttati in maniera purtroppo irrazionale, definitiva. E comunque sicuramente non incoraggia quella che è la lotta che stiamo facendo adesso, cioè lo spreco alimentare. Un'altra
un'altra, andando avanti, un'altra questione, che anche questa può sembrare banale, ma è effettivamente di estrema importanza e va sottolineata, è quella dell'utilizzo strategico del frigorifero. Cioè, uno dei principali fattori di spreco è che noi posizioniamo nel frigorifero degli alimenti un po' così alla rinfusa, senza guardare effettivamente, portare avanti quelli che sono gli alimenti con le scadenze maggiormente ravvicinate. Infatti, un buon metodo sarebbe posizionare nei reparti centrali del frigorifero, che sono i primi sui quali cade notoriamente lo sguardo del consumatore. Posizionare appunto quelli che sono i prodotti più deteriorabili, più vicini alla scadenza. È chiaro che avendoceli davanti saremo poi più portati effettivamente a consumarli, quindi a evitare anche qui nuovamente quello che vogliamo evitare oggi è lo spreco. Cestinarli e non considerare la loro presenza nel nostro frigorifero e comunque il fatto che li abbiamo acquistati e che dietro l'acquisto, abbiamo visto prima, c'è tutta una catena di produzione che andrebbe in qualche modo sprecata per la nostra, diciamo, incuranza o comunque la nostra distrazione nel non aver scelto bene quello che dobbiamo acquistare, nel non averlo neanche considerato al momento in cui va a finire nel nostro frigorifero. Dunque, andando avanti, vediamo che il sottovuoto è un metodo contro lo spreco. Infatti, come vediamo da questa slide, il sottovuoto è un metodo di conservazione molto efficace. E possiamo effettivamente utilizzare questo sistema per far fronte a quello che è il cosiddetto shopping compulsivo, in questo caso per quanto riguarda il food, il cibo. Cioè, se proprio non riusciamo a resistere alle offerte che ci propongono gli scaffali dei supermercati, e quindi alla fine cadiamo nella tentazione di acquistare cibo che magari non ci serve effettivamente, almeno possiamo quanto più cercare di preservarlo attraverso il metodo del sottovuoto. Il sottovuoto in effetti è un servizio che offre stesso il supermercato che vende, perché alcuni alimenti poi si può chiedere appunto di metterli in sottovuoto, quindi di portarseli a casa sotto questa forma e far sì che il supermercato confezioni l'alimento e ce lo dia direttamente sottovuoto. Oppure, se siamo soliti utilizzare questo tipo di metodo, è possibile anche acquistare un macchinario che da tenere anche a casa. A volte questo macchinario esiste anche per mettere sottovuoto i vestiti. In questo caso si parla di alimenti, quindi è un macchinario molto semplice che crea sottovuoto e quindi di conseguenza ci permette di conservare al meglio quello che abbiamo acquistato e conservarlo per una migliore occasione ed evitare quindi lo spreco e di buttarlo. Direi che il sottovuoto è uno dei metodi maggiormente efficaci per la lotta allo spreco. Un'altra questione, anche questa che sembrerebbe banale, è quella dell'utilizzo sapiente del congelatore. È molto utile congelare il cibo fresco o gli avanzi prima che si rovinano, confezionandoli in piccole quantità. Perché, ovviamente, in piccole quantità? Perché nel momento in cui posso confezionare il cibo in quantità piccole, dopo posso anche scongelarlo in maniera porzionata, in maniera razionalizzata, e non solo ho diciamo una riserva di cose che magari mi sono piaciute e non voglio buttare,
E questa riserva è anche razionalizzata, come dicevo prima, posso scongiurarla in porzioni e consumarla in quanto tale. Quindi è chiaro che se magari vivo da sola o in coppia, quindi non andrò a scongelare mezzo chilo 600 grammi di carne, ma ne scongelerò 200-250 alla volta, e una razionalizzazione del congelatore mi permette di fare questa sorta di management del cibo in frigorifero. Poi un'altra questione molto importante, e anzi che solitamente va a incidere molto sullo spreco, è quella della scadenza. Infatti non tutti i cibi, bisogna dire, che vanno a male nei giorni successivi alla scadenza. Il ritardo di 24-48 ore per alcuni cibi incide in bassissima parte sull'effettiva scadenza dello stesso. Vi faccio un esempio dello yogurt, lo yogurt o anche il latte. A volte c'è scritto di consumarlo entro il giorno X, ma in realtà 2 giorni dopo è ancora buono. E infatti molti prodotti presentano dicitura da consumare preferibilmente entro, che non ha niente a che vedere con la data di scadenza. In questi casi, dunque, superato il limite indicato, l'alimento, se non va male, semplicemente perde alcune caratteristiche, ma non è che è nocivo. Quindi al limite noi possiamo continuare a consumarlo e, senza problemi, e semplicemente perderà qualche caratteristica organolettica, qualche caratteristica nutrizionale, ma sicuramente non è nocivo, e quindi possiamo anche magari impiegare quell'alimento che sarebbe stato fresco in un'altra maniera, in maniera più creativa, e quindi in maniera in cui, diciamo, non è fondamentale la freschezza dello stesso, quindi possiamo prenderlo in considerazione per ricette varie ed eventuali, e comunque non cestinare questo cibo. Se proprio non si riesce a salvare il cibo dalla scadenza, possiamo trasformare gli avanzi per il compost se abbiamo un giardino. Quindi il compostaggio è un'altra pratica molto in uso, specialmente, diciamo, se si ha case in campagna, se hanno terrazzi molto grandi o comunque dei giardini dove effettuare questa buona pratica di compostaggio. Oppure, in ogni caso, quando si effettuano dei acquisti, è sempre meglio scegliere il formato famiglia, cioè invece di tanti vasetti, pacchetti, eccetera, eccetera, si acquista il formato famiglia, in modo tale che si ridurrà sicuramente lo spreco, e soprattutto la monoporzione è anche responsabile di un maggiore packaging, quindi di un maggiore imballaggio da smaltire poi successivamente. Quindi anche questo è assolutamente un tema. L'acquisto del cibo biologico non solo ci garantisce l'acquisizione di meno tossine, ma è fonte di sostentamento per l'agricoltura bio. Questa forma di agricoltura consuma meno risorse naturali e abbraccia la filosofia del circolo chiuso per riutilizzare le risorse che non consuma. Ecco, sostenere l'acquistare biologico, sostenere il cibo biologico, l'agricoltura biologica, significa anche sostenere tutta un'idea di ambiente che c'è alle spalle, di tutela, che effettivamente è assolutamente più presente in quello che sono i cibi biologici. Per quanto riguarda invece la frutta e verdura di stagione a chilometro zero, anche questo è un tema, cioè comprare frutta e verdura di stagione significa non solo essere in sintonia con l'ambiente, essere in sintonia col territorio, ma soprattutto non avere sulle nostre tavole dei cibi che poi alla fine, se importati da fuori, costeranno sicuramente di più, non avranno quella freschezza che può avere un frutto o una verdura di stagione, non rispettano il ciclo naturale delle cose, e sicuramente non saranno a chilometro zero perché viaggiano non si sa da dove. Frutti esotici, cibo esotico, verdure esotiche, eccetera, vengono da molto lontano, quindi sono anche altamente inquinanti. Cosa che invece non è il cibo a chilometro zero, quindi si va a tutelare la produzione locale e si ha anche un minore impatto ambientale. E infatti, come dicevo prima, gli imballaggi hanno un fortissimo impatto ambientale, essendo concepiti per essere buttati una volta aperti. E
e una parte consistente dei prodotti che compriamo con un imballaggio potrebbe essere fornita invece senza, oppure con un imballaggio riutilizzabile, con una ricarica o alla spina. Quindi dobbiamo sempre riflettere su questa cosa questa problematica dell'imballaggio, in quanto costituisce dal 30 al 60% dei rifiuti totali. Ecco, i primi supermercati con prodotti alla spina o con prodotti sfusi si sono già sviluppati, sono già nati, non sono tantissimi, bisogna ricercarli ed è encomiabile andarli a recuperare, a ritrovare per effettuare questo tipo di spesa, dove mi porto io l'imballaggio o comunque il contenitore per poi dopo acquistare ogni tipo di genere alimentare. Un po' come si faceva una volta, quando c'erano i sacchi grandi di riso, i sacchi grandi di fagioli, di ceci, si prendeva la propria porzione e l'imballaggio lo si portava da casa, un po' come adesso funziona molto bene col discorso delle buste. Le buste molti se la portano da casa, prima di andare a fare la spesa escono già con la propria busta personale, ed è sicuramente un metodo antispreco. Dunque, speriamo che questi consigli siano stati utili, che il seminario abbia raggiunto l'obiettivo, che appunto si segue attraverso l'hashtag Io non spreco il cibo. Arrivederci.